Allora, noi quest'anno presentiamo questa nuova iniziativa da parte dell'ISIS Miraglia, due giornate dedicate all'orientamento, quindi ai futuri utenti di questa scuola, ai futuri alunni di questa scuola, e quest'anno come novità abbiamo voluto introdurre appunto queste giornate di orientamento che consistono nel tenere la scuola aperta il sabato e la domenica, onde consentire appunto alle famiglie di poter venire con i ragazzi, con i propri figli e poter visionare, insomma, avere contatto con la scuola, avere contatto con i docenti, con la dirigenza scolastica e con tutte le componenti dell'ISIS Miraglia. Ci è sembrato una cosa bella da proporre perché innovativa, in questo territorio non l'ha mai fatta nessuno, pur vero che sono forme che forse nel resto dell'Italia sono già da anni che sono, come dire, vengono utilizzate, però abbiamo voluto provare che rispondenza aveva qui. Per la verità, forse la giornata di ieri a livello di presenze non è stata particolarmente brillante, però la domenica mattina invece abbiamo avuto un notevole afflusso di genitori che hanno accompagnato i ragazzi. Ricordiamo che l'ISIS si divide macroscopicamente in due parti, una parte più tecnica-scientifica e una parte più umanistica. Ecco, questa iniziativa quindi è Sì. servito anche un po' ad aprire questa scatola in qualche Anche modo. noi, per la verità, l'orientamento si sta facendo anche nella maniera tradizionale, nel senso che le scuole medie, per esempio le scuole medie di Lauria, di Francavilla, di Castelluccio la prossima settimana, sono venute qua e verranno qui a visionare la scuola insieme con i loro docenti. I nostri docenti vanno nelle scuole medie del territorio a presentare la scuola. Questa invece è una forma che fa parte, voglio dire, dello stesso programma, ma è una forma nuova dove effettivamente i genitori, in questo caso, che sono anche molto partecipi alle scelte dei figli e a volte anche protagonisti assoluti, possono venire qui e visionare la scuola. Certo che si presenta anche l'offerta formativa, è evidente. Noi abbiamo avuto modo già di inviare a tutti i ragazzi delle scuole medie del circondario, e per circondario mi riferisco a Lago Negrese, Senisese, Mercure. Abbiamo già mandato una mail, una lettera con il dépliant, dove viene presentata quella che è l'offerta formativa dell'ISIS Miraglia, che in ogni caso si compone appunto del liceo classico Carlo Magno, dell'istituto tecnico Enzo Ferrari e del liceo scientifico di Rotonda, che comunque è aggregato a questa scuola. Quindi è un'offerta formativa variegata, è una scuola complessa e qui noi ci troviamo nel laboratorio di elettrotecnica ed elettronica dell'istituto tecnico di Lauria. Bene, cosa dire di più? Presidente, possiamo parlare di una scuola che sta cambiando anche velocemente, una scuola che punta anche sul marketing, cosa che magari fino a qualche anno fa non È si una poteva. brutta parola, però purtroppo hai ragione, è così, è bruttissimo dire che la scuola diventa e fa marketing. Io voglio utilizzare diciamo così, una locuzione un po' diversa. Diciamo che la scuola con i mezzi anche a disposizione, tecnologici oggi a disposizione anche delle scuole, può presentare meglio quelle che sono le sue prerogative, che non è un prodotto, noi non abbiamo un prodotto, noi educhiamo ragazzi e praticamente ogni ragazzo sceglie un percorso che poi sviluppa nell'arco di 5 anni. Nell'ambito dell'ISIS Miraglia, perché poi andiamo a vedere nell'istituto tecnico, noi abbiamo ben 3 indirizzi, c'è cioè l'indirizzo meccanico, l'indirizzo elettrico e elettronico e dall'anno scorso l'indirizzo informatico e telecomunicazioni.
Possiamo dire che per quanto riguarda una parte tecnico-scientifica vi sono dei benefici per gli studenti, nel senso che in più di un'occasione avete evidenziato che molti di questi giovani trovano poi lavoro effettivo. Noi abbiamo veramente tanti esempi da poter portare in concreto anche ai nuovi iscritti e ai futuri iscritti. Ci sono tantissimi nostri ragazzi che sono usciti da questa scuola, appunto, mi riferisco all'Istituto Tecnico, ma anche al Liceo Classico e anche al Liceo Scientifico di Rotonda, che hanno intrapreso bei percorsi universitari e hanno anche concluso questi percorsi universitari e stanno accingendosi a fare delle brillantissime carriere. Quindi è una scuola che offre moltissimo ed è soprattutto al passo con i tempi. Questa è la cosa importante che un genitore credo possa cogliere rispetto alla variegata offerta formativa che comunque, voglio dire, c'è. Una scuola del genere offre molteplici possibilità che quando i percorsi vengono fatti per come devono essere fatti, il ragazzo potrebbe anche avere uno sbocco lavorativo immediato. Per concludere, una domanda forse un po' spinosa, non entrando nel merito delle scelte di queste settimane, si nota una scuola in difficoltà, un continuo dimensionamento e forse per certi versi anche ridimensionamento scolastico. Possiamo pensare, possiamo immaginare che nel futuro, magari non nell'anno 21 né tra 2 anni, ma tra un po' di anni, sul territorio quasi naturalmente verranno a crearsi pochissimi poli, qualcuno parla di addirittura al massimo di 2 poli per quanto riguarda l'istruzione superiore? Io spero che dietro la parola dimensionamento non si voglia nascondere quelle che sono poi soltanto tagli che vengono fatti in maniera anche scientifica, perché poi questi sono i veri tagli a livello anche di offerta formativa. E spero che i prossimi anni, ma già comunque questa era un'occasione ottima che credo sia stata persa e speriamo che ce ne siano altre in futuro. Io ho sempre detto, al di là di quelle che sono le legittime aspirazioni di ogni territorio, io ho sempre detto a tutti, e penso questo profondamente, che ogni territorio debba poter dare un'offerta formativa completa ai suoi abitanti. E quindi soprattutto la regione, in questo caso la regione Basilicata, deve poter dire in tempo quali sono le linee di sviluppo della regione e soprattutto di quel territorio particolare. È questo che manca, è questo che la politica ci fa mancare. Se noi sapessimo bene quali sono le linee di sviluppo territoriali del Lago Negrese, del Vulture Melfese, del Mercure o del Senisese, credo che potremmo orientare nei prossimi anni anche l'offerta formativa nel senso che dice la Regione Basilicata. Se questo non avviene, poi si assistono magari a situazioni in cui il campanile prevale e che ovviamente poi non porta nulla di buono, anzi credo che peggiori quello che è la situazione generale.